Ancora una volta un processo, il settimo processo. Ancora una volta due capi di imputazione. Stiamo a circa una quarantina di capi di imputazione. Ancora una volta un procedimento penale. Stiamo a circa una ventina di procedimenti penali nella mia attività professionale, sempre e solo esclusivamente nella mia attività professionale e quindi nei delitti contro la pubblica amministrazione. Ancora una volta un'assoluzione. Ancora una volta un'assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Ancora una volta ringrazio la magistratura, esprimo tutta la mia fiducia che ho sempre riposto nella magistratura in sede di accertamento della verità. Io non voglio assolutamente sottrarmi al giudizio scrupoloso di una magistratura che deve accertare la verità, l'ho fatto ancora una volta. Ringrazio ancora una volta i miei avvocati, Iadecola e Spagnuolo per la egregia e impeccabile difesa. Ringrazio ancora una volta la mia famiglia, le persone che mi stanno vicino, che mi vogliono bene, che sopportano lo stress di chi quotidianamente al servizio delle istituzioni deve assumere atti, comportamenti, condotte. Ancora una volta la magistratura ha in maniera chiara, con una soluzione piena, dichiarato, certificato la corretta condotta del proprio operato. Io spero che, come hanno voluto i nostri padri costituenti, il giudizio penale, il processo penale sia l'estrema ratio, perché è quella che poi toglie la libertà alle persone. Gli accertamenti avvengano nelle aule delle università, delle scuole, delle istituzioni, nei convegni, nei seminari, negli organi di controllo diversi dall'attività giuspenalistica e che questa sia l'estrema ratio.